E così quelle diventarono lezioni per la mente e per il cuore, un lume per la vista e per l'intuito, una fiamma per il corpo e lo spirito. Io facevo una domanda e Fakhrizad chiedeva a Nizam di rispondere, e viceversa. Non mi rivolgevo mai direttamente a Nizam, e anche lei mi parlava solo attraverso sua zia. Credevo che la Mecca fosse la chiave dello spirito, raggiunta con grandi sforzi dalla remota Andalusia. Ed ecco che invece bussava alla porta del mio cuore come non era mai accaduto prima di allora. Nizam aveva acceso nel mio petto una lanterna, alla cui luce potevo vedere anfratti di questo cuore mai visti prima. Angoli disabitati, porte chiuse, cantine in cui si erano accumulati sentimenti che, nella vita che vivevo, non potevano venir fuori. Abitava la mia immaginazione in ogni istante delle mie giornate e delle mie notti. Quando scrivevo, il suo viso grazioso mi appariva ad ogni lettera. E quanto era intelligente! Mi mandava segnali misteriosi senza farlo capire alla veneranda zia. La sceica le chiedeva qualcosa e lei le dava una lunga risposta che terminava con il primo verso di una poesia. E quando poi andavo a cercare quella poesia, scoprivo che i restanti versi parlavano d'amore. La volta successiva, quando era il mio turno di rispondere ad una domanda di Fakhrizad, dava una risposta ancora più articolata e poi citava un verso della poesia affinché Nizam sapesse che l'avevo letta e che quel testo conteneva messaggi per lei da parte del mio cuore. Fin dalle prime settimane Nizam si mise a sedere di fronte alla porta, mentre sua zia stava dietro l'uscio ed io sulla soglia. Così potevo vederla per tutta la durata della lezione senza che la sceica se ne accorgesse. Il suo velo lasciava apparire quegli occhi, quelle guance, quelle labbra e quel collo come un pozzo di perle. I giorni passavano ed io imparavo dalle lezioni di Fakhrizad due volte più di quel che avevo appreso studiando con Sahir. La povera vecchina si preoccupava di me. E io cominciai a leggerle libri che le avevo già letto, ma lei non se ne accorgeva perché se n'era dimenticata. E facevo l'occhiolino a Nizam e lei faceva altrettanto. Iniziavamo un nuovo libro sapendo che ci avrebbe donato una settimana. Una settimana per spaziare sulla fronte candida di Nizam, come un uccello che vaga senza meta. Una settimana per contemplare la sua bellezza persiana come un poeta alle prime armi. Una settimana di baci che volteggiavano nello spazio per poi posarsi sulla sua bocca come una stanca foglia autunnale. Una settimana di stupore per i movimenti delle sue mani aggraziate, dei suoi occhi grandi, delle sue labbra rose, di una ciocca dei suoi capelli che a un tratto copriva la cicatrice sulla sua tempia, facendola sparire. A me dispiaceva che sparisse, e allora le facevo segno di spostare i capelli, e lei lasciava riapparire quella cicatrice che si faceva più profonda quando lei rideva, e si muoveva quando lei parlava. Una cicatrice viva.